Buonasera a tutti voi e grazie per la vostra presenza. Grazie in modo particolarissimo all'assessore alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari, che ci rappresenta tutta la realtà di Roma, il comune di Roma, ed è anche rappresentante del nostro sindaco Roberto Gualtieri. Grazie a tutti voi, agli amici, al coro, ai confratelli, ai sacerdoti, ai paggetti, alla famiglia che discende dal grande ramo dei Gonzaga. Ebbene, quest'oggi avete notato che è stato realizzato un gesto molto significativo per noi, l'offerta di un calice e di una patena, un gesto tradizionale del Comune di Roma, per indicare il legame specialissimo che questa nostra città ha con Luigi Gonzaga, con quel gesto di amore, di attenzione per gli ultimi, per i malati, vissuto con una profondità di spirito straordinaria. E ringrazio il sindaco di Roma, tutta l'amministrazione comunale, per aver ripristinato questo gesto, perché così facendo stabiliamo un legame fortissimo tra la celebrazione dell'Eucaristia e il vissuto di impegno di amore e di giustizia, di progresso e di benessere per questa nostra città. Grazie di cuore. Ora benediciamo il calice e la patena e poi iniziamo la Santa Eucaristia. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Preghiamo. Dio nostro Padre, guarda con bontà i tuoi figli che hanno posto con gioia sull'altare la patena e il calice, destinati alla celebrazione della nuova alleanza, il corpo e il sangue del tuo figlio che in essi offriamo e riceviamo li santifichi. Dona, Signore, la tua benedizione. Il tuo popolo, nella celebrazione eucaristica, comunichi a tutte le creature il tuo amore e ottenga il dono dello Spirito in attesa di partecipare al convito dei santi nella pienezza del Regno dei Cieli. A te la lode, la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Presiede la nostra assemblea liturgica il padre Andrea Picciau, gesuita, che è il responsabile nazionale della promozione vocazionale, ha una lunga esperienza nella pastorale giovanile e gli abbiamo pregato di presiedere questa nostra liturgia a motivo del servizio che compie della sua esperienza. Grazie, padre Andrea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
grato di poter celebrare questa Eucaristia insieme a voi per un giovane vissuto un po' di tempo fa, quasi 500 anni fa. Si chiama Luigi Gonzaga, gesuita, nobile, protettore della città di Roma, degli studenti, dei malati di AIDS, patrono dei giovani, degli studenti di teologia della Compagnia di Gesù. A me piace dire un uomo innamorato, follemente innamorato. Innamorato degli uomini, innamorato dei poveri, innamorato di Dio, innamorato della vita. E allora iniziamo questa celebrazione mettendoci nelle mani del Signore per sua intercessione, riconoscendo il nostro bisogno di vivere così, appassionati per la vita e per Dio, e riconoscendo anche la nostra fragilità e la nostra piccolezza, riconoscendo tutto il nostro bisogno di ricevere la sua misericordia. Eterno Signore di tutte le cose, abbi pietà di noi. Cristo, povero e umiliato per amore, abbi pietà di noi. Signore, che ci chiami a servizio del Regno, abbi pietà di noi. Misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. San Luigi Gonzaga, hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza,
fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Parola di Dio. Esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato, è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. Inizio questa omelia con una piccola confessione personale e confesso che quando sono entrato in noviziato, diciamo, ho conosciuto San Luigi quando sono entrato in noviziato, circa 25 anni fa, giovane che entrava nella Compagnia di Gesù e che iniziava a confrontarsi con queste figure. Il tempo del noviziato è il tempo in cui si fanno tante letture, soprattutto si leggono le vite di chi ci ha preceduto e che possono essere di esempio per chi inizia. Ecco, la piccola confessione è questa, che quando ho letto la vita di San Luigi l'ho sentito molto lontano. Ho percepito una distanza enorme dalla mia vita. Non tanto per le origini nobili, non tanto per la ricchezza, non tanto per il potere forse, ma perché San Luigi era un gigante. Leggevo, a 7 anni sceglie la vita religiosa, a 8 anni fa voto di perpetua verginità. A 11 anni rinuncia al futuro titolo di Marchese di Castiglione e l'Estiviere. A 13 anni matura la scelta per la Compagnia di Gesù. A 17 anni entra in noviziato. Confronto finito. Finito. Non c'è spazio. E allora forse per tutto il tempo della formazione è stato messo un po' nella cartella di quelli che eccezionali ma impossibile da raggiungere, e allora mi sono dedicato di più a conoscere, ad ascoltare altri santi più vicini, santi sudamericani che vivevano con la povera gente in un certo modo, che sapevano scherzare, che hanno vissuto nell'ultimo secolo, lasciando un po' San Luigi in questa cartella. Quando l'ho riscoperto, quando ho iniziato a lavorare con i giovani di nuovo, l'ho riscoperto 15 anni dopo circa, no, 15 anni, sì, circa 15 anni dopo, anche già dopo aver iniziato.
e mi sono accorto che questo giovane non era così lontano dalla vita, soprattutto adesso, e con gli ultimi fatti recenti della pandemia ancora di più, ancora di più. E non è tanto lontano dai giovani di oggi, da noi giovani d'oggi. Mi metto anch'io nel gruppo dei giovani, ma ci mettiamo un po' tutti, perché i giovani d'oggi raccontano anche un po' qualcosa anche dei più adulti. Allora, giovani che hanno studiato, che studiano tutti, la maggior parte, il 95%, 90% almeno di quelli che conosciamo noi, in genere fanno un percorso di studi. Giovani che viaggiano, adesso ogni giovane viaggia, tutti. Giovani aperti alla conoscenza del mondo, sono giovani continuamente connessi in tutte le parti del mondo, hanno una facilità di connessione incredibile. Giovani che vivono con un certo agio, giovani che possiedono beni che consentono di vivere con un certo agio. Certo, ci sono delle parti del mondo dove questo non è possibile per tutti, ma forse dei giovani che vivono da questa parte, della maggior parte di loro, è possibile dire questo. Ma ancora, giovani che hanno davanti a loro una infinità di possibilità di scelta. Credo che questa sia anche una descrizione, certo non completa, ma di alcune caratteristiche fondamentali di Luigi. Luigi era questo, era anche questo, era un giovane, possiamo dire era un giovane di oggi, nella straordinarietà di un giovane di quel tempo, perché non tutti ovviamente potevano permettersi questo. I 500 anni che ci separano da lui ci permettono di, piano piano, di raggiungere in queste linee Luigi. E allora possiamo dire, no? E possiamo guardare alla sua vita non come qualcosa di lontano, ma come qualcosa che può parlare direttamente ai giovani di oggi e può parlare direttamente alla vita di ciascuno di noi. Allora, in questo momento non voglio elencare una serie di virtù di San Luigi. Voglio invece elencare, faccio un elenco di tre cose, tre dinamiche interiori, che sono anche tre bivi davanti a cui ogni giovane, ogni uomo è chiamato a vivere. I giovani in modo particolare, perché si trovano in quell'età particolare che li porta a vivere con più, cioè centrati di più in questi nodi, in questi bivi. Allora, questo primo elemento, questa prima dinamica fa riferimento alla comprensione. Luigi, prima di tutto, era uno che aveva capito. Molte volte pensiamo alla santità come un esercizio di muscoli, come qualcosa che ci si mette lì e bisogna sforzarsi per raggiungere determinati livelli, determinate vette. Luigi no, non voglio immaginarlo, non lo vedo, ho imparato a comprenderlo non come uno che si è sforzato, non come uno che aveva una buona volontà, ma come uno che aveva capito. E alla luce di questa comprensione, questa intuizione fondamentale, dono di Dio, grazia di Dio, certo, ma alla luce di questa comprensione ha potuto fare quello che ha fatto. I nostri giovani stanno cercando di capire, tutti, e non si muovono, nessuno si muove a fare qualcosa di più se non ha capito che lì c'è la vita. Tante volte ci ostiniamo a mettere davanti a loro dei compiti da fare, dei quadratini dove loro possono mettere o dovrebbero mettere fatto, fatto, fatto. Ma loro non cercano questo, non cercano delle cose da fare per essere adeguati.
grazie a Dio, direi. Cercano come noi, come il nostro cuore, tutti i giorni, cerca di capire dove è la vita, quella vera. Dove batte il cuore, dove c'è senso, dove vale la pena dare tutto. Dove vale la pena dare tutto, come vale la pena dare tutto, dove si trova questo? E questa è la domanda del giovane ricco che precede, che è il racconto che precede le parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. In questo Vangelo vengono messe in evidenza due logiche fondamentali. Una è la logica del controllo. La logica del cosa devo fare, dice il giovane ricco a Gesù, per avere la vita eterna. Lì c'è la domanda fondamentale che abbiamo detto prima, che ha ciascuno di noi, ma nella modalità in cui si muove il giovane ricco sta dicendo: io voglio ottenere questa pienezza, questa vita, controllando la mia vita. E tu, Gesù, tu fede, la fede, entra in questo desiderio di controllo. Allora si porta un po' uno schema di perfezione, uno schema di successo, uno schema di rassicurante benessere, in cui, diciamo, tutto quello che posso fare lo faccio per poter chiudere il cerchio, per poter vivere questo sistema. Ma questo è quello che facciamo continuamente noi. Diamo la vita per questo tante volte, perché tutto sia in ordine, perché tutto sia misurato, perché tutto inizi e finisca, perché tutto non abbia sbavature, perché tutto possa essere come l'abbiamo pensato, come abbiamo capito che bisogna fare per essere noi felici. E mettiamo anche Dio tante volte in questo schema. Dall'altra parte, invece, il Vangelo rivela un'altra logica, che non è la logica del controllo, ma è la logica del dono, la gioia. Fa riferimento alla gioia di consegnare se stessi interamente al Signore della vita, lasciando a Lui la possibilità di definire tutto, di definire i confini, di definire l'ordine, di definire la vita. E la gioia di lasciare il possesso, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. La gioia, non il dovere, la gioia di lasciare il possesso per ricevere tutto in dono, tutto in dono. Luigi ha capito questo perfettamente, che la vita passa per un dono, non passa per una conquista attraverso i propri sforzi della perfezione. Era uno perfetto, certo, Luigi era uno perfetto, ma la perfezione l'ha raggiunta perché ha capito come si vive. Il secondo elemento, la seconda dinamica, questa secondo bivio interiore, riguarda invece la decisione. Luigi ha capito, ma Luigi ha deciso. Ha deciso. E decidere è una parola importante, una parola pesante. I nostri giovani, ne ho incontrato tanti e continuo ad incontrarne, vivono la difficoltà maggiori, sapete dove? Quando devono scegliere qualcosa di importante per la vita. Possono fare tutto, ho detto un po' all'inizio questo, tutto è possibile. I messaggi che ricevono sono sempre di quest'ordine. Tutto intorno a te, tutto quello che vuoi scegliere lo puoi scegliere, tutto. E allora sono un po' portati a non scegliere mai, perché tutto si può portare insieme. Ma la vita tante volte è fatta di scelte, e puoi scegliere una cosa solo, puoi scegliere una cosa. È per questo che la parola decisione significa tagliare, decidere. Decidere significa tagliare via qualcosa. Ogni scelta che fai, la scelta della persona che hai scelto di sposare
o di, con cui vivere implica la decisione di non sposare almeno gli altri miliardi di persone che abitano questo mondo, no? E grazie a Dio, ma la vita fa parte di queste decisioni. La scelta di entrare in compagnia, nella compagnia di Gesù, la scelta di farsi religioso, implica la rinuncia ad altre possibilità. È normale, è normale. È però la paura di perdere, la paura di buttare via o di non considerare qualcosa di importante per la propria vita, la paura di perdere il gusto, di non assaporare tutto. Questo blocca, ultimamente ancora di più. Ecco, Luigi ha scelto e ha deciso, perché ha capito, e ha preso posizione per Dio. Ha scelto lui. Ma la scelta di Dio non è tanto scelgo Dio per non scegliere nessuno, per non scegliere l'umano, per non scegliere l'umanità, gli uomini, ma la scelta di Dio è per la scelta di tutto, per la scelta di tutto. Quando sono entrato in compagnia, c'è una pratica che bisogna fare, cioè a un certo punto ci viene chiesto di fare 4 colloqui. Qua c'è qualcuno che li sta facendo, che sta chiedendo di entrare in compagnia, e vengono chiesti di fare dei colloqui in modo che la compagnia possa conoscere queste persone un po' di più rispetto a quelli che hanno già conosciuto. E io l'ho fatto a Cagliari, io sono sardo di origine, l'ho fatto a Cagliari. 3 di questi li ho fatti a Cagliari e uno l'ho fatto a Roma. Uno a Cagliari, ho incontrato un professore di morale che ad un certo punto, in modo provocatorio, mi disse: quindi, caro Andrea, tu veramente decidi di vivere una vita senza amore? Io non so come mi è venuto, ma gli ho dato una forse la risposta più saggia che ho dato in tutta la mia vita. Poi ho detto molte stupidaggini nel tempo, ma molto convintamente ho detto: io non scelgo di non amare, io scelgo uno per poter amare tutti. Perché non mi basta uno, sento che non mi basta uno, non mi basta uno solo, non mi basta una sola. Io scelgo il Signore di dare tutto, di consegnare tutto al Signore per poter amare tutti. Ecco, credo che questo sia molto vicino a quello che ha vissuto Luigi. L'ultima dinamica che vive è, dopo aver capito e quindi deciso, vive per amore. Luigi è un uomo che ha amato veramente, decide non per rispettare un precetto, ma per rispettare quella legge interiore che dice che una vita vissuta senza amore è una vita buttata. Molti ci guardano e ci dicono che noi stiamo buttando la vita. A mia madre quante volte gli hanno detto: tuo figlio veramente spreca la vita così? No. E invece Luigi ha capito e ha scelto di fare l'unica cosa per cui la vita non è buttata. Certo, questo non si fa solamente vivendo la vita religiosa, ma questo che è la vocazione di tutti: capire la vita, dov'è la vita, decidersi per il Signore e per la vita, per la libertà, e amare. È la vita di tutti, deve essere la vita di tutti, per noi religiosi sicuramente. Concludo in un modo un po' particolare, perché ho immaginato che in questo momento Luigi potesse consegnarci un messaggio rispetto a quello che ha capito. Allora ho iniziato a pensare a cosa avrebbe potuto dire, ma quello che avrebbe potuto dire lo troviamo nella prima lettura,
quando San Paolo parla dell'amore, in quello che abbiamo già ascoltato. Allora mi sono permesso di fare alcune modifiche a questo testo, rimanendo fedele anche alle parole, ma una piccola rilettura di quel breve testo, e vi chiedo di immaginare che Luigi, passando in mezzo ai banchi, possa sussurrare un po' all'orecchio questi suggerimenti, che è come una sorta di intuizioni principali che lui ha compreso e per cui ha dato la vita e ha vissuto come ha vissuto. Il vostro amore non sia finto. Ma dedicate concretamente la vostra vita all'amore, quello vero. Staccatevi dal male. Scegliete di allontanarvi da ciò che vi mette nelle condizioni di renderlo operativo. Scegliete invece di fare del bene il vostro stile. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Estimatevi a vicenda, riconoscendo che l'altro, chiunque sia, è un tesoro, un bene preziosissimo. Non siate pigri, ma vivete con passione la vita senza farvi sconti. Mettete ciò che siete a servizio di Dio e del Vangelo. E mi raccomando, fatelo felici, aperti alla speranza, con la forza che servirà anche quando non tutto va secondo ciò che vorreste. Pregate, date spazio e importanza al cuore e al mondo interiore, in tutte le sue luci e in tutti i suoi colori. Amate tutti, anche chi non vi ama. Siate capaci di essere felici con chi è felice, e abbiate il coraggio di stare accanto a chi è ferito. Abbiate il coraggio di piangere con lui. E soprattutto, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Ma guardandovi, anche dopo una sconfitta, siate capaci di sorridere, di guardare oltre, di continuare a farvi guidare dall'amore. Amen. Credo in un solo Dio. Thank you.
Al Signore che rinnova la giovinezza spirituale del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra comune preghiera per chiedere un cuore attento, in particolare alle necessità dei giovani, nella Chiesa e nel mondo intero. Preghiamo, Signore, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo per la Chiesa Santa di Dio. Vi arda sempre il fuoco dell'amore evangelico e sia fedele alla missione che oggi il Cristo le affida. In mezzo alla complessità del mondo sia segno di un amore autentico, un servizio generoso, un apostolato creativo. Preghiamo. Preghiamo per la Compagnia di Gesù, per le vocazioni e per i giovani gesuiti in formazione. Sappiano interpretare con la vita e le opere il dono meraviglioso del carisma ignaziano. Diventino felici servitori del Vangelo con la promozione della giustizia, con l'annuncio della parola, con l'accompagnamento spirituale, con l'impegno culturale e il servizio degli esercizi spirituali. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo per tutti i giovani, per le loro scelte di vita. Sull'esempio di San Luigi Gonzaga, progrediscano nella formazione umana e cristiana, siano attenti alle necessità del mondo e si aprano ad una vita generosa, gioiosa, sana. Signore, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo per gli ammalati e i sofferenti. Possano trovare nella solidarietà di tutti e nelle competenze del personale sanitario la cura nelle malattie e la consolazione del buon pastore misericordioso. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Preghiamo per la nostra città di Roma, per il sindaco, la giunta capitolina, l'assemblea capitolina e tutti gli amministratori. Abbiano davanti gli occhi il maggior bene dei cittadini e dei numerosi visitatori di Roma. Sappiano superare le logiche di potere, attuare strategie e interventi equi ed efficaci per le necessità della nostra città, in particolare per le giovani generazioni e per le persone più fragili. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. O Signore, Tu hai guidato i passi del giovane San Luigi per il retto sentiero del Tuo amore. Fa che non ci allontaniamo dalla Tua via, mentre ci impegniamo decisamente nelle complessità del mondo. Insieme ai nostri giovani, confidiamo nella luce e nella forza del Tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi, o Signore, che sull'esempio di San Luigi Gonzaga partecipiamo al banchetto celeste, rivestiti dell'abito nuziale, per ricevere l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In San Luigi, povero in spirito e rapito dai pensieri del tuo cuore, ci hai dato un'ammirabile immagine del tuo amore. Fin dalla giovinezza, egli annunziò ai vani onori egli rinunciò ai vari onori e ai beni terreni, rivestito da te di perfetta innocenza. Percorsa la via della penitenza, lo hai reso povero per servirti e offrirti tutta la vita, animato da somma carità. E noi, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti,
con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, con San Luigi Gonzaga e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Vescovo Papa Francesco, il Vescovo Angelo suo ausiliare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle. In particolare ti ricordiamo Lidia, la mamma del nostro padre provinciale, padre Roberto, e tutti i gesuiti defunti che hanno servito in questa chiesa. Ricordati di tutti coloro che sono vittime dell'ingiustizia, della violenza e della guerra, e concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria, per Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore,
nostri paggetti passeranno in mezzo a voi a raccogliere le preghiere che offriremo all'altare di San Luigi al termine ormai della celebrazione. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti con il pane degli angeli, fa che ti serviamo con carità e purezza e sull'esempio di San Luigi Gonzaga viviamo in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora ci richiamo all'altare di San Luigi. Offriremo le nostre preghiere. Porteremo i fiori, segno della bellezza del nostro vivere insieme a Roma, e poi concluderemo recitando insieme una preghiera. Apre la processione i rappresentanti del Comune di Roma e poi noi sacerdoti ci richiamo insieme all'altare. Thank you.
accendiamo ora, però dobbiamo accenderli un po' alla volta, perché se no la soprintendenza ci crea qualche problema con i fumi, un po' alla volta, un po' alla volta. Offriamo a Dio, per l'intercessione di San Luigi, queste nostre preghiere, insieme all'offerta dell'incenso, perché siano gradite appunto come profumo d'incenso. Per i sacerdoti. Ed ora ci disponiamo ad una sola voce a pregare insieme con questo bel testo di Carlo Maria Martini. Signore Gesù, che hai rivelato a San Luigi il volto del Dio d'amore, che gli hai donato la forza di seguirti, rinunciando a tutto ciò che al mondo appariva prestigio e ricchezza, di spendere la sua vita per i fratelli, nella letizia e semplicità di cuore, concedici per sua intercessione di accogliere il tuo disegno sulla nostra vita e di comunicare a tutti i fratelli la gioia del Vangelo, il sorriso della tua presenza d'amore. Fa che la tua croce sia, come lo è stata per Luigi Gonzaga, la nostra consolazione, la nostra speranza, la soluzione dei problemi oscuri della vita, la luce di tutte le notti e di tutte le prove. E tu, Maria, che hai ispirato all'adolescente Luigi il proposito della verginità, consolida in noi il desiderio della purezza e della castità, concedici il dono di contemplare il mistero di Dio attraverso quella parola mediante la quale Gesù ci parla, ci chiama, suscita la nostra risposta. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore, nella grazia del Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per intercessione di San Luigi Gonzaga vi benedice Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Gesù. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E grazie anche a te, grazie anche a te per la preghiera di aver ricevuto questa santa liturgia. E grazie a tutti voi che avete partecipato, ai confratelli del sacerdozio. E grazie all'assessore Barbara Funari. E preghiamo di portare il nostro ringraziamento e saluto al sindaco Roberto Guardini e a tutta la